Napoli è la città della legalità e dell'amore e che Napoli ha una grande potenza del bene. Grazie Paolo e tutte le persone perché, che hanno fatto in questi anni per lasciare intatta la forza e la memoria di Giancarlo. Era il 23 settembre 1985 quando la Camorra uccise Giancarlo Siani per le sue inchieste coraggiose sugli affari della criminalità. Una vicenda tragica, ma anche l'emblema di una ferita che segna drammaticamente il giornalismo in Italia, dove negli ultimi 50 anni sono stati assassinati 26 operatori dell'informazione. Non denunciava solo la Camorra, ma cercava di cogliere anche quegli elementi che la favorivano. Ecco allora che salutiamo un rigoroso amico, professionista, l'archeologo della verità, cercatore di verità. L'Ame Ari Verde di Siani, oggi simbolo della lotta alle mafie, è ripartita questa mattina dal punto in cui fu assassinato il giovane cronista. A metterla in moto è stato Roberto Saviano, avviando una staffetta che si concluderà presso la sede del Mattino. Sembra che tutto possa ripartire nel suo nome e quindi per me essere qui è soprattutto un omaggio alla memoria di Siani ovviamente, ma Paolo Siani, cioè a suo fratello e alla sua famiglia, e ai 10 anni in cui hanno dovuto sopportare di tutto, ogni sorta di schifezza e sospetto e insomma accuse, e sono arrivati dopo 10 anni alla verità su Giancarlo Siani. Per me loro sono il simbolo della tenacia e della possibilità di trasformare questa terra. Una corona di fiori è stata deposta ai piedi della lapide commemorativa alla presenza delle istituzioni del territorio e di rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni anticamorra. Sono passati tanti anni, ma oggi questa commemorazione è particolare, perché vedere arrivare l'Ame Ari di Giancarlo Siani qui nelle rampe dove è stato ucciso dà contezza della potenza e la forza della ricostruzione della memoria. Con quella macchina andranno nel mondo le idee, le passioni, la forza e i progetti di Giancarlo Siani. Ricordare il passato solo nell'approfondimento, nella discussione, anche nelle scuole, è importante ma non è sufficiente. Quindi ci vuole una mobilitazione continua contro la criminalità, contro la violenza, contro la sopraffazione, di una realtà territoriale come la nostra, Napoli, la regione, particolarmente colpita, aggredita dalla violenza e dalla criminalità organizzata. Dal 27 settembre al 15 ottobre l'Ame Ari di Siani sarà esposta al PAN in occasione di un ciclo di incontri sui temi della libertà di stampa e sulle vittime della criminalità. Cultura e informazione sono la linfa della democrazia ed è importante sottolinearlo con estrema forza che l'informazione è fondamentale per realizzare giustizia. L'auto farà poi definitivamente parte di un monumento alla legalità che sarà installato nella rotonda Caldieri al Vomero.